Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiudea e ragazzi, mamma mia, siamo entrati oramai nell'ultima settimana di Fortnite. Stiamo per dire addio alla Season 4 e non la rivedremo mai più. Ho visto qualche, come si dice, sondaggio in giro per il web dove chiedevano agli utenti quale fosse la loro season preferita e ragazzi, con il 43% dei voti, la Season 4 si è rivelata la stagione preferita dai giocatori di Fortnite. 36% per la Season 2, 12% per la Season 1 e 22-23% per la Season 3. Ne abbiamo viste veramente, veramente tante in questa Season 4 che si è veramente dimostrata molto, molto dinamica per quello che riguarda l'interazione di Epic Games con i giocatori. Abbiamo visto cadere i server, abbiamo visto l'introduzione di nuove armi, abbiamo visto che sono state stravolte praticamente tutte le concezioni che fino ad oggi avevamo di Fortnite. Bellissime le nuove idee di introdurre appunto con lo squarcio temporale le nuove location, bellissimo anche il discorso meteorite, lo abbiamo visto tutti, ci siamo stati tutti attaccati a inizio season, la skin dello spaccatutto, il carburo, la possibilità di personalizzare determinate skin e tutte le armi che sono arrivate in questi 90, non 90 giorni, in questi 60-75 giorni della season 4. Abbiamo visto però anche ragazzi infrangere dei mega record in questa season, sia per quello che riguarda le strutture che per quello che riguarda le kill. Allora ragazzi, io voglio farvi vedere il caso di questo utente che ha potuto ottenere in una singola partita il record assoluto di 48 kill. Ragazzi, abbiamo il video, abbiamo il video. 48 kill in una partita. Incredibile, perché neanche Ninja può fare 48 kill in una partita, vuol dire uccidere metà dei giocatori presenti. L'unico dettaglio, l'unico problema di queste 48 kill è che sono fa state fatte da questo utente nel giorno di sabato, cioè quando il Rocket doveva partire e quindi la gente in realtà aveva fatto una simil tregua per evitare di aprire il fuoco. Il genio in questione che vado a farvi vedere adesso, che cacchio ha fatto? Mi fa troppo ridere quando vedo quel video. Ha aspettato che la maggior parte delle persone costruissero una mega struttura per andare a vedere meglio il razzo e in silenzio ha cominciato a picconargliela dalla base, tirando giù tutti. Ragazzi, guardate, e non ha neanche vinto la partita perché non è stato lui quello che ha vinto, è un ciula. Allora, ragazzi, abbiamo il video. Questo è il filmato. Sono 30 secondi, 40 secondi, ragazzi. Beccatevi il genio del male di Fortnite. Questo è uno di quelli che è caduto e è andato. Elemental Ray si chiama. Guardalo là dietro. Fermo, fermo. Non l'hai visto, l'hai visto. Guardalo là dietro. Guarda lo sfondo. Aspetta, quando cambia, guarda sopra qua lo sfondo. Guarda che c'è il pazzo che piccona come un dannato. Guarda, guarda, guarda. Guardalo lì che piccola, guardalo lì piccolo, guarda, guarda. Guardalo lì che tira giù la struttura. Questo è un altro gara sulla struttura. Guarda là sopra che cade tutto. C'è la gente che scende giù a grappoli. Come se fosse l'uva proprio che viene giù così. Va, che roba. Hopla, hopla, prot. Elemental Ray 48 kill. Così c'è gente che scappa giù. Intanto si distrugge tutta la struttura. Non si può fare assolutamente. Ma lui è sempre lì che piccona come un dannato con il. Con il suo piccone, penso che sia una delle cose più scorrette, ma anche più geniali di sempre. La gente che mi viene giù a grappoloni mi fa pisciare addosso, che è un piacere. Guardate, Elemental Ray c'ha 14 kill. Guardate la chiusura, lo vedete là in alto. Elemental Ray
48 kill. Disonesto questo utente che non ha rispettato la bandiera bianca che si era data durante l'evento del Rocket, però anche geniale il fatto di spararsi 48 kill e quindi ufficialmente inserirsi nella top 1 delle classifiche mondiali per kill in una singola partita. Probabilmente un record che non potrà mai più essere infranto, perché non è possibile killare metà dei giocatori da soli, e quindi non so neanche se applaudirgli a questo qua. Anzi, ditemi voi sotto qua cosa ne pensate del gesto di Elemental Ray. Io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo video abbastanza divertente e simpatico su Fortnite. Mi raccomando, i vostri commenti qui sotto, una bella iscrizione al canale e noi siamo già in live. Ciao!